Ciao a tutti! Allora, oggi sono in Dragon Quest Builders. È un gioco che mi ha sempre incuriosito. Era a sconto qui su PlayStation Plus e quindi l'ho preso e andiamo a vedere. È il momento di creare il tuo personaggio. Ok, femmina, capelli, carnagione, occhi per me, va bene così. Va bene, no, cioè, ok, è così casuale. E gli diamo il nome Stratu, certo. Creiamo insieme il personaggio, dai, Stu. Aspetta, aspetta, cancella. Che c'era sì, ma è tu! Dov'è la T? Eccola qua, eppure è sempre stata lì e la U è qui, vai. Ok, vai, stretto e via. Così si fa la Z, questo personaggio va bene? Sì, ottimo. E così abbiamo creato il personaggio con cui andremo a giocare. Praticamente è una specie di Builders, quindi dovremo costruire delle città, però facendo ammissioni, è un incrocio. Eccoti finalmente, zitti, eccoti finalmente, io sono il Dragon Lord, sono il signore che ho trattato il più grande di tutti i re. E da molto che attendo questo momento, vieni, prendi il posto che ti spetta qui al mio fianco. Se lo farai, ti permetterò di governare su metà di questo mondo, va bene. Arriviamo. Non desideri dominare mezzo mondo? Davvero non vuoi ripensarci? No, sì, poche persone rifiuterebbero una simile offerta. Ma cosa ci sta proponendo questo malvagio signore? Secondo me è abbastanza sinistro. Allora, Strato, finalmente ti ho trovata. E chi è? Eh sì, ok, ho premuto. Ah, X, prendevo tondo. Una scelta sconsiderata ha fatto precipitare nelle tenebre questa terra un tempo sacra. Adesso i miei fedeli strisciano come vermi sotto il cielo nero e attendono impotenti la loro fine. Oh mamma, una cosa molto triste. Solo tramite il potere che hai dentro di te sarà possibile ricostruire questo mondo in rovina. Quindi dobbiamo ricostruire questo mondo. Alzati, figliola, il tuo destino ti attende. Ok, ci alziamo. Olè! Stratu, figliola, finalmente ti sei svegliata. Ricordi chi sei? Ricordi cosa sei? No. E così non ricordi nulla? Bravissima, voci. Dietro non si sa che cosa, capisco. Non importa, forse è meglio così. Dopo un sonno tanto lungo, il tuo corpo sarà sicuramente debole e intorpidito. Alzati, figliola, e vedi se riesci a muoverti. Ok, usa la levetta sinistra per spostarti nell'aria. E saltare. Ok, va bene, ci sono. Tac, salto, hai visto? Tac, salto, hai visto? Tac, salto. Sembra che tu stia bene, tutto sommato. Questa è un'ottima cosa. Vuol dire che sei in grado di fare ciò che devi. Strato, figliola, ti ho svegliata affinché tu svolga un compito di vitale importanza. Si tratta di un compito dal quale dipende il destino del mondo e dell'intera. Oh, suspense. Come dici, mi è chiaro che non sei in perfette condizioni di forma, ma non credi che il destino del mondo sia più importante di... Oh, figliola cara, hai ragione. Sei più morta che viva. Pare proprio che il lunghissimo sonno che hai dormito ti abbia privata di tutte le tue forze. E quindi? Tieni, figliola, prendi questi petali bianchi. Puoi usarli per recuperare l'energia. Bene, questi allora. Per niente, stiamo facendo il tutorial. Vediamo che cosa accade in questo mondo. Quindi, molto bene. Strato, a te è stato fatto un grande dono. Tu hai il potere speciale di combinare tra loro materiali grezzi per realizzare oggetti. Puoi lavorare. A questo ceppo usa i petali bianchi che hai raccolto e prepara della pomata curativa. Andiamo a farci una bella pomata curativa. Andiamo, andiamo. Tac. Pomata curativa, noi costruisci. Bla 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 bla. Pomata curativa. Molto bene, hai realizzato la tua prima creazione. Strato figliola, tu possiedi un potere che nessun altro abitante di questo mondo ha. E ribordaci, dite, ma che cos'è? Cappelluccio, ci fate salire il hype. Cioè, la capacità di realizzare cose usando materiali grezzi. Ah, ce l'hanno finalmente detto. Ah, solamente questo potere qui abbiamo, non possiamo accoppare nessuno. Vabbè, adesso cura le tue ferite con la pomata curativa che hai creato. Per usare gli strumenti, già premi quadrato. Ok. Quadrato, usa. Ale. Tadan, ti senti meglio adesso? Vedo che sulle tue guance hai trovato un colorito salutare. Hai creato la pomata curativa. Pensavo il punch rosso, colore. Vabbè. Andiamo, Strato figliola, sulle tue giovani spalle grava un sacro compito. Tu devi... Cosa devo fare? Cosa hai detto? Sì, capisco e desidero uscire da questo posto, ma prima vorrei spiegarti che... va bene, ti insegnerò come puoi costruire la via che ti permetterà di lasciare questa cripta. Usciamo da qui. Innanzitutto prendi questo ramo spezzato. Ma chi è che ci sta parlando soprattutto? Molto bene, Strato, in quell'umile ramo spezzato si cela un bastone di cipresso, la più semplice di tutte le armi. Avvicinati al ceppo e come hai fatto prima, e crea un bastone di... Oh, creiamo... Oh, finalmente possiamo accoppare qualcuno con un bastone di cipresso! Via!
ci saranno dei nemici, non è possibile che in un Dragon Quest non ci siano dei nemici. Congratulazioni, figliola, hai costruito la tua prima arma. Un tempo l'umanità era in grado di costruire oggetti e arnesi, che ha usato per fondare una civiltà che, col tempo, si è enormemente sviluppata. E li ha anche usati per creare armi. Adesso, però, solo tu hai la possibilità di realizzare simili cose. Ah, ok, quindi solo io. Bene, strato, figliola, e a te è stata affidata l'importantissima missione di... Ce lo diano, finalmente! Sì, capisco, no, ma no, volevamo saperlo. Capisco la voglia di vedere com'è il mondo esterno, ma io preferirei prima spiegarti in cosa consiste... per costruire una via che ti porterà fuori da questo posto, devi innanzitutto aggiungere al tuo equipaggiamento l'arma che hai realizzato. Premi X per accedere alle armi. Va bene. Premiamo X. Status varia, oggetti. Oggetti. Ordina. Ma io non c'ho niente, Scusa. Se non le aggiungi, premi X per accedere al menu principale, quindi equipaggiamento, ecco, perfetto, avevo preso proprio, avevo visto edifici, figuriamoci. Ok, aggiungi, bene. Hai la capacità di rompere gli oggetti per ricavare materiali grezzi, tu sola tra tutti gli abitanti del mondo hai questo potere. Da quando il male ha avvolto il mondo nell'oscurità, gli esseri umani hanno perso la facoltà di creare oggetti, attendono da tempo la venuta della creatura che sa costruire, noi sappiamo costruire. Ecco, i sogni, le speranze, i destini di tutti gli abitanti del mondo sono nelle tue mani, va bene. Ma cosa dobbiamo fare? Solo se porterai a termine il tuo sacro dovere di queste terre rivedrà. Ah, va bene. Quindi c'è un buio supremo e dobbiamo riportare la luce. Strato, ehi, dico, non ti sarai mica addormentato? No, vorremmo andare. Sì, forse è meglio se continuiamo la conversazione all'esterno. Sì, perché poi c'è un'area un po' pesa, no? Ti viene addormentato. Per costruire una via che ti conduce fuori da questo luogo, devi prima costruire blocchi di terra e poi raccogliere materiali risultati. Ok. Premi il triangolo per fare a pezzi le cose che ti circondano. Va bene, andiamo. Ale. Quanti pezzi devo fa? 10. Due alla volta, addirittura. Aiuto, non vedo più nulla. 3 alla volta, quindi non si scherza. 9 l'ultimo. No, l'ho posizionato, torna indietro. Vabbè, facciamo così. Ha visto? Tornato indietro. Va bene, così può bastare. Va bene, andiamo. Dai, andiamo. Si è bloccato, no? Premi quadrato per posizionare. Sì, l'avevo visto che bisognava premere il quadrato. Andiamo. Aspetta. Vabbè. Però c'era... allora, sto prendendo di tutto. Aiuto. Ok. Bene. Andiamo di qua. Dov'era? Aspetta. Era... Qui? Aspetta. Eccolo là. Ho perso un po' la via. Infatti mi sembrava strano che il tutorial non ci desse mano. Mettiamolo qui. Posiziona. Giriamo la visuale. Ce ne aspetta un altro qui. Posiziona. Oh, eccoci al cancello e apri. Oh, finalmente siamo fuori. Molto bene, strato. Hai trovato il modo di uscire all'esterno. Presto i tuoi occhi si abitueranno al debole bagliore che rischiara il mondo esterno. E allora vedrai Aleph Guard. Queste terre furono private della luce anni fa e sono avvolte dalle tenebre eterne. Gli abitanti di queste lande tetre e sventurate un tempo avevano il potere di costruire, ma poi ne furono privati. Senza tale capacità, la loro civiltà finì letteralmente in rovina. Strato, figliola, ti attende un compito importantissimo. Solo tu, grazie al potere di creare che ti è stato concesso, puoi ricostruire il mondo, far risorgere la civiltà di Aleph Guard e ridare ai suoi abitanti la gioia di vivere. E quindi bisogna costruire la civiltà di Aleph Guard. Bisogna ricostruire il mondo. Va bene, andiamo. Come? Scusa, potresti ripetere? Come sarebbe dire che non hai capito? Perdonami figliola, per un attimo avevo dimenticato che ti sei appena svegliata da un lunghissimo sonno e che le mie rivelazioni ti avranno certamente sconvolta. Proverò a dirtelo in maniera più semplice. Usa il potere di creare che hai dentro di te e ricostruisci il mondo come meglio credi. Ok, sono certa che così facendo riuscirai a portare a termine il compito che ti è stato affidato. Ok, a un certo punto comprenderai la portata della tragedia che si è abbattuta su queste terre e il ruolo che dovrai svolgere per salvarle. Io sono Rubis e alleluia, finalmente sappiamo il tuo nome. Lo spirito della terra, vai figliola e sappi che veglierò sempre su di te. Si sveglierò, sì, quasi dimenticavo. Stratu, c'è un'altra cosa che devi sapere. Tu non sei un'eroina. Va bene, ok, non dimenticarlo mai. Ok, no, non siamo io. Oh, e vai, primo trofeo sbloccato, piana di Cantlin, il regno devastato.
Alla faccia, quanta gentaccia che c'è in giro. Non promette bene, siamo nella piana di Cantlin, sulle terre che vedi davanti a te un tempo sorgeva Cantlin. Tanto tempo fa, qui c'era una città meravigliosa circondata da robuste mura. Purtroppo essa fu distrutta dagli spietati attacchi dei mostri. Oggi non restano neppure tracce della sua grandezza e del suo splendore. Strato, figliola, devi usare il potere che hai dentro di te per ricostruire. Sì, l'abbiamo capita. Dobbiamo ricostruire quindi Katniss. Questo sarà il primo passo del lungo viaggio che dovrai compiere per far risorgere Alefgard. Andiamo. E ora voglio farti un dono. Oh, alleluia. Dopo tutto questo chiacchierare, una bandiera! E che ci si fa con la bandiera? Ah, dobbiamo piantarla là! Ho questo sentore! Andiamo, prendi lo stendardo della speranza e cerca la sorgente di luce che vedrà davanti a te. Gli uomini e le donne di Katniss sventoleranno questa bandiera fino alla fine, mentre le tenebre. Sventolarono questa bandiera fino alla fine mentre le tenebre calavano inesorabilmente su di loro. Pianta lo stendardo della speranza su queste terre, così che la sua benefica luce possa spandersi tutto attorno. Essa sarà il simbolo della ricostruzione di Cane, così che beneficerà. Avevo fatto un macello, avevo fatto un mix. E adesso vai, corri alla colonna della luce. Sì, va bene. Ok, andiamo. Giù per le scale. C'è qualche nemico? Tanto mettiamoci così, equipaggiato. Sì, equipaggiato. No, no, è equipaggiato. Vai, vai. E continua. Ecco, torna dietro. Vabbè, intanto mettiamo lo stendardo. Ormai c'ho col cubo. Corro con il cubo in mano. Usa. No, non lo usare. Aspetta, questo. Ecco, questo usa. Questo posso usare. Aspetta. No, questo. Usa. Là. Stendardo piazzato. Quindi, forse ho finito il tutorial. Una luce calda e rilassante si spande tutto intorno. Le persone vicine e lontane saranno attratte dallo splendore dello stendardo. Guarda, figliola, sta già arrivando qualcuno. Oh, ricostruiamo questa città, bene. L'area che si trova intorno allo stendardo della speranza diventa la tua base. Ok, più la tua base cresce, più l'indicatore che si trova sullo schermo nell'angolo in alto a sinistra si riempirà. Oh, ottimo, base, vedi, livello 1. Ah, devo fare livelli. Oh, spettacolo, mi sta piacendo, devo dire. Cioè, a parte che diciamo, ci sto giocando da pochissimi minuti. Che cosa ci fa qui questa strana bandiera? Questo posto ha un che di speciale. È così luminoso e invitante. Io sono Britta. Qual è il tuo nome? Se un residente della tua città ha un punto esclamativo sulla testa, vuol dire che ha una richiesta da farti. Padre, vedrai cosa vuole. Ok. Vediamo. Sei stato tu a piantare lo stendardo? Chi sei e da dove vieni? Ci chiacchieriamo. Non ricordi? Dici che è stata la dea a suggerirti di venire qui? Dunque, soffri di amnesia e sostieni a sentire le voci della dea. Non vorrei offenderti, ma la tua storia mi suona un po' sospetta. Ci hanno già preso per pazzi. Comunque sia, questo posto è davvero adorabile. Posso vivere qui? Nonostante il grande potere che hai dentro di te, non potrai ricostruire Cantrin da sola. Il tuo primo compito, se vorrai ridare vita a questa città, è di realizzare degli alloggi per coloro che decideranno di vivere qui. Ah, ok, va bene, così costruiamo un alloggio. Questa casa è messa davvero male, praticamente di essa non resta che la porta. Ripara l'abitazione riempiendo i buchi nelle pareti con dei blocchi di terra. Se vuoi posizionare dei blocchi più in alto, rispetto alla tua posizione, terreno punto L1, invece R1, L1, R1, ok. Se terrai premuto quadrato, impilerai i blocchi l'uno sull'altro. Se tieni premuto quadrato mentre ti sposti, posizionerai più blocchi in successione. Ok. Vai, proviamo. Ale, ho 5 blocchi terra. Andiamo. Quale casa però? Aspetta, quale casa devo ricostruire? Qui? Sì, questa. Entriamo da qua. Ma quale casa? Questa? Non mi sembra neanche casa questa. Però vabbè, proviamo. Ok, L1 qua su, sì. Posiziona. Beh, poi? Qui, posiziona. Ma devo bloccarla tu. Cioè, devo fare tutta questa casa. Fammi qui. Vabbè. Non puoi posizionare. Aspetta, qui. Non puoi posizionare in quest'area. Ah, ok. Qui. Qui. Ok. Qui. E qui. Guarda, qui è tutto un buco. Ah, sì, aspetta. Qui c'è dell'erba, però. Quanti blocchi ho? Aspetta. Ma questa sarebbe una... Cioè, non riesco... Forse è questa. No, qui si sopra. Però qui c'è una porta. Scusa, ah, allora forse è qui. Ma che ne... Beh, la porta è qui, fate voi. Perché allora la tipa era andata più su? Eccoci, ah, oh, finalmente ho trovato. Mi fanno fa... Perché più di... Perché...
Ora ci insegneranno. Oh, ho finito, aspetta, devo uscire. Devo prendere altra terra. Tanto quelli l'ho messi. Dove la vado a prendere la terra qua? Ok, un blocco, due blocchi. Altri due blocchi. Vediamo un po'. Infatti la porta c'è solo questa, però la tipa era andata di là, ho detto, boh, so, che metto, devo mettere di qua. E invece no, non a libera interpretazione. E una qua, ecco. Bisogna essere precisi. Oh, Stratu ha portato a termine la missione che Britta aveva messo. Allora, qua, l'ho rimesso il task? No, non l'ho rimesso. No, ripigalo. Vai, ok. Britta, dove sei? Cioè, eri qui finora? È incredibile. Ah, eccola. Dai, su. Apri. Parla. Ullala, ma incredibile, come fai? I muri erano pieni di buchi, ora sembrano nuovi. Ehi, che hai detto? Li hai riparati tu con della terra? Io credevo che tu fossi solo una tipa strana che dice di sentire le voci della dea. Però sei riuscita a rimettere in sesto questa vecchia casa. Ma ridotta, hai sicuramente qualche potere speciale. Oh, finalmente, qualcheduno mi crede. Ecco, prendi. Oh, cosa ci dà? Li ho trovati mentre venivo qui, te li regalo. Considera una ricompensa per aver riparato la casa. Missione completata, petali bianchi a noi e vai. Che così ci possiamo curare. Ancora un altro punto esclamativo. Penso proprio che tu sia dotata di qualche abilità fuori. Certo, fuori dall'ordinario. Mi spieghi come hai fatto? Bla 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 bla. Che cosa hai detto? Hai il potere di costruire? Sì. Ma che significa costruire? Figliola, ricorda cosa ti ho detto? Molto tempo fa gli abitanti di queste terre furono privati della capacità di creare. Il tuo compito è aiutarli a recuperare le tue. Sì. Senti, ti sono molto riconoscente per aver riparato la casa, ma ecco, com'è che... Non è che serva molto se detto c'è una fonte di luce. Non vedo torce qui intorno. Ok, facciamo la torcia. Accanto allo stendardo della speranza c'è un banco. Va bene, facciamo la torcia. Va bene, me lo sentivo. Un ramo spezzato. Va bene, facciamo la torcia. Andiamo. Salta. Costruisci, torcia. Vai. 5 torce ho fatto, la faccia, quante torce ho fatto? Tieni, è incredibile! Dove hai trovato quella torcia? L'ho fatta io. L'hai costruita. Ah, allora ho capito cosa vuol dire costruire. Hai preso degli oggetti qua e là e poi in qualche modo li hai trasformati in una torcia. Ho detto bene? Ora mi è tutto chiaro, insomma, più o meno. Dai, Britta. Ehi, credi che riusciresti a costruire qualcosa con questo? Se te ne servissero altri, posso andare a cercarteli. Certo, tu vai a cercarsi oggetti, grazie Britta, vai, ci penso io a costruire. Un'altra missione di Britta, mi sono appena resa conto di una cosa, non mi hai ancora detto il tuo nome. Via, presentiamoci. Stratu, ma che razza di nome è? Secondo me non si dice affatto, è una persona adottata e potrebbe... Ah, grazie. D'altra parte, sarebbe giudicare qualcuno del suo nome, vero? Certo. Comunque, Stratu, hai ancora le torce che hai costruito, non è vero? Dovremmo metterne una all'interno della casa, andiamo a metterla. Premi il quadrato, sì, andiamo. Un'altra missione. Tac, apri. Dov'è? E dove la metto? Metto così a caso. Posizione, non c'è spazio. Non c'è spazio a sufficienza. Oh, vai. Stratu ha costruito una stanza vuota. 330 punti, mamma mia. Olè, altro trofeo, la prima stanza e apri. Andiamo a parlare con la tizia. Occhio, ti do fuoco, che c'ho la torcia a mano. Tizia, è entrata dentro. Parla. Che Britta, poi tizia, il nome si sa. Che bella, che bellezza, adesso è illuminata da questa stanza, è perfetta. Sei grande, Stratu, hai davvero dei poteri speciali. È difficile credere che una ragazzotta dall'aspetto non troppo sveglia. Ah, grazie, Britta, sei simpatica, sei la prova vivente che non si dovrebbe mai giudicare un libro della copertina. Sempre non si deve giudicare. Stratu, ti ringrazio, adesso abbiamo un posto da vivere. Seme della vita! La miseria, che sarà, a che servirà, chi lo sa. Cosa serve? Oh, per creare una stanza. Perché una stanza desiderata tale deve avere muri alti almeno due blocchi, una porta e una fonte di luce. Se manca anche uno di questi elementi, non è una stanza. Quindi blocco minimo due e la luce e la porta. Ok, va bene. Riparliamo. Ehi, Stratu, grazie a te abbiamo una stanza bellissima. Non crede che staremmo molto meglio se avessimo qualcosa su cui... Certo, allora quindi dobbiamo proprio costruire anche... Stratu, figliola, devi raccogliere i materiali con i quali potrai realizzare un giaciglio. Se metterai un letto in una stanza potrai riposare su di esso e qualsiasi ora del giorno o della notte, così facendo recuperare le tue energie. Sì, facciamo un giaciglio. Se avessimo due letti potremmo dormire l'uno accanto all'altro. Questa volta, Stratu, lascerò che sia tu stessa a trovare i materiali necessari. Va bene, pagliericci. Per creare un pagliericcio ti serve delle foglie erbose. Dai, sì, dai, sono pronta. E come sempre i tutorial sono un po' lunghini, ma va bene.
un semplice ciciglio realizzato interlacciandoci si può dormire sul punteggio più 30. Ok, andiamo. Andiamo. E dove le trovo il pagliericcio, scusate. Vabbè. Costruisci? Pagliericcio, vediamo. 3 foglie erbose. Dove arrivare a raccattare foglie erbose? Così. Così, eh? Eh? Ah, queste sono foglie. Non è che ci vuole tanta illuminazione neurale, diciamoci. Foglione. Ecco le foglie grosse. Vai. 6, vai. Mi sembra che per un pagliericcio. Via, giù. Costruisci. Pagliericcio. Ok. Sì, usali tutti così me ne vengano 2 sicuramente. E voilà, infatti. Andiamo. Posizionare i giacigli. Ok, dove li mettiamo? Posiziona. 1 qui. Non c'è spazio. Allora, 1 qui. E 1 qui. Vai, canta la luce. Camera a letto, base. Ok, 130 punti. Camera... Accidenti. Ulala, hai costruito le cose su cui possiamo dormire. Grazie, strato. La branda tipo quella quando si va in campeggio. Di giorno e di notte puoi riposare su questo letto che si trova in una stanza. Se facendo riparare le genti, manterrai in buono stato e salute. Quando il sole tramonta, intorno a te cala il buio e il mondo si ripopola di mostri fortissimi e molto pericolosi. Aiuto, ci sono anche mostri fortissimi e pericolosi. Quando scende la notte è consigliabile tornare alla base, stendersi sul letto e dormire fino al sorgere del nuovo sole. Ah, ok. Stato figliora, ora sei in grado di costruire un pagliericcio. Oltre al potere di costruire che ti ho donato, pare che tu abbia acquisito anche la specie di capacità di capire cosa vuoi realizzare per i macini. Ora lo dico. Cosa puoi realizzare con i materiali che trovi. Bene. Questo è un potere realmente straordinario. Va bene, dai. Strato, mi senti? Forse la dea ti ha salvata. Se stava parlando, stavi di nuovo fissando il vuoto a bocca aperta. Devi prestare più attenzione a ciò che accade intorno a te. Se continui a perdere i tuoi... Va bene, dai, su. Quanto iacono. Oh, quindi abbiamo capito che passa il tempo. Il tempo vola. Oh, è la notte. Parliamo di nuovo con lei. Non è il mio stomaco che pronto, deve essere la tua immaginazione e ti fa di nuovo sentire rumori inesistenti. In ogni caso, guarda, qui intorno ci sono tanti alberi di prugnitrillo. I prugnitrilli sono piccoli, non ti riempiono lo stomaco, però sono dolci e succosi. Per favore, strato, importeresti un po' di prugnitrilli? Ti prego! Ok, andiamo a cercare questi prugnitrilli. Ecco, è apparsa anche la bussola e il tempo. Ok. Ah, vedi qui. Vediamo allora. I prugnitrilli, dove sono le... cosa vedono i miei occhi dei nemici? E soprattutto... aspetta, no, li devo colpire. Pensavo di prenderlo afferrandolo. Stavo a tenere prugnitriglio. Rami. Altri prugnitrigli qui. Dai, mai mangiamo. Ritorniamo qua per fare la quest. Parla. Ciao Stato, allora mi hai portato i prugnitrilli? Sì. Ah, 5, no, allora ne ho 4. Sì, ne ho 4, pensavo mi sembrava di meno. Caroccia, di tutto, di più, vai, mentre... Ah, vedo che la base, il livello della base è aumentato. Stavo menando l'aria praticamente, mentre guardavo il livello della base. Ok, vai, prugnitrilli a tutto spiano, via. Ma sì, affrontiamolo. Oh, vai, beccati questo. Vai, ma sì, un nemico, vai. Ah, vedo che ci dà roba. Bene, ci dà tutto, ci dà roba. Ma che spettacolo. Andiamo, tieni. Quella là, ho trovato un sacco di prugnitrilli. Me li daresti? Tieni. Vai, tassa, vai. Evviva, grazie, è stata una cosa. Ho una fame da lupo. Ecco, prendi. E la tua parte. Oh, grazie. Meno male, stai gentile, ha diviso la razione con noi. Siamo in 2. Cavolo. Benissimo. Con il trascorso del tempo ti verrà fame. Controlla l'indicatore della sazietà che si trova nell'angolo superiore. Eccolo là dove c'è il pane. Perfetto. Benissimo. Allora io direi che vado a salvare. E per oggi mi fermo. Cioè però non so se vi è piaciuto il video. Fatemi sapere. A me interessa. Un po' incuriosisce, come vi dicevo. Se no non l'avrei acquistato. Dai. Allora aspetto i vostri commenti. E che cosa ne pensate.
Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace, ripeto, commentate il video, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso un ciao a tutti e alla prossima!